Ma qual è la situazione economica dell'azienda? Situazione economica dell'azienda ci è stata comunicata nell'incontro di venerdì scorso proprio nella persona del presidente Claudio Strinati. Noi siamo un'azienda sana, tra virgolette. Noi oggi abbiamo un problema economico che è dovuto dai minori introiti, cioè dalla non contribuzione dalla provincia di Savona di 1.800.000 euro e 1.200.000, scusate, e 300.000 euro dal comune di Savona. Sicuramente i tagli che avrà il Comune di Savona saranno tagli che non incideranno come quelli che purtroppo avremo sul Ponente, perché posticipare delle corse da 5 a 10 minuti non sono come lavorare su corse ogni 30 minuti, quindi noi anche per questo siamo veramente dispiaciuti. Anche una grossa percentuale di evasione, raccontavamo prima. La cosa buffa è che ci è stato comunicato che l'evasione all'interno della nostra azienda più o meno si attesta tra il 15 e il 17%, ma probabilmente abbiamo capito male, saranno le persone che pagano. E cosa si potrebbe fare in tal senso? Potrebbe anche essere un modo per risanare un po' l'azienda? È uno dei modi per risanare l'azienda, perché comunque la lotta all'evasione tariffaria è una delle prime cose per le aziende di trasporto pubblico, sicuramente intensificare la controlleria e la verifica e sicuramente rivedere il sistema tariffario, perché avere 6 tipi di biglietti sicuramente non giova, anche perché comunque non tutti utilizzano i biglietti relativi alle linee e alle tratte che devono fare.